Dal Vangelo secondo Marco. In quel giorno, verso sera, disse Gesù ai suoi discepoli: «Passiamo all'altra riva». E lasciata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Nel frattempo si sollevò una gran tempesta di vento e gettava le onde nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non ti importa che moriamo?» Destato si sgridò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!» Il vento cessò e vi fu grande bonaccia. Poi disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?» E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: «Chi è dunque costui, al quale anche il vento e il mare obbediscono?» Lo stare sulla stessa barca anche per noi oggi significa essere nella stessa situazione, condividere quel momento della propria vita. E Gesù è sul lago di Tiberiade, abbiamo ascoltato, con i suoi, su questa barca, e sta dormendo. Ormai siamo verso sera, si è addormentato non in un posto qualsiasi della barca, ma il Vangelo lo specifica molto bene, è appoggiato a quel punto dove generalmente si dirigeva la barca, a poppa, ma su questo cuscino, non è il cuscino come lo intendiamo noi, è proprio il posto dal quale si remava per dare la direzione, per cui è come dire lui è lì ed è lui che conduce nonostante tutto. E si presenta questa situazione reale, di pericolo reale, una tempesta, una piccola imbarcazione, e i suoi cosa dicono? Lo svegliano e lo rimproverano. Non lo svegliano per chiedere semplicemente aiuto, per dire aiutaci, ma lo rimproverano per dire: «Maestro, ma non ti importa che ormai la situazione inevitabilmente sarà questa, ormai siamo perduti», per cui danno già per scontato quale sarà l'esito finale. Gesù ordina all'acqua, al vento di calmarsi, la natura gli obbedisce, e questo è il significato di Gesù che è Signore, Gesù che è Dio, ed è lui stavolta che rimprovera i suoi e dice: «Ma perché vi ritenevate perduti? Eravamo insieme sulla stessa barca e voi avete disperato? Non confidate ancora? Ancora non mi date fiducia?» Loro lo chiamano il Maestro, ma Gesù è il Signore. E allora questo episodio, che noi possiamo plasticamente immaginarci, pone anche noi questa domanda, questo suggerimento. Quando siamo in un momento della vita di difficoltà, dalla più piccola a quella che poi può essere invece poi la più grossa, facciamo sì che sia un'occasione per noi di nuovo allacciare un rapporto con Gesù, che è lì e che è presente, che ci accompagna. Sia per noi l'occasione veramente di rimetterci in dialogo con Lui, e ci sarà tolta la paura, perché chi sperimenta questa compagnia personale con Gesù nella comunità cristiana sperimenta che nei momenti di difficoltà viene tolta la paura. Non sempre viene tolta la tempesta, però si impara dalle piccole cose a rimanerci, a starci nella tempesta, anche senza aver paura. E vale anche per noi oggi la parola della lettera ai Romani che dice: «Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati». Benedici il Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande. Quanto sono grande, Signore, le tue opere. La terra è piena delle tue creature. Se togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere.
a lui sia gradito il mio canto, la mia gioia è nel Signore.